Buongiorno ragazzi, scusate per la mia faccia super super sconvolta, ma mi sono letteralmente appena alzata e adesso sto per sorseggiare il mio caffè latte. Come state ragazzi? Eccomi qua, oggi in location diversa come potete vedere dal mio sfondo con questo bellissimo gattino. Mi trovo qua a Milano, come sapete quando torno sto sempre da mio fratello, da quando ho lasciato la casa ancora questo inverno. Sono stata qua a Milano per circa una decina di giorni, parto mercoledì, quindi quando voi vedrete questo video io sarò già partita. Sono stata qua appunto una decina di giorni per godermi un po' lo spirito universitario, per godermi un po' la vita da studentessa, e oggi volevo praticamente portarvi con me in questa giornata di studio pazzo perché la sessione si sta avvicinando. Nonostante io quest'anno con questo sistema trimestri ho gli esami un po' più in là rispetto alla triennale in cui gli esami iniziavano proprio con la fine di maggio, comunque si sta avvicinando. Devo cominciare lo studio con le lezioni, devo veramente organizzarmi, quindi oggi inizierà ufficialmente il periodo study with me della sessione. Oggi sarà proprio un vlog in cui studiamo assieme, vi porto in università, andiamo in biblioteca, quindi viviamo la vita universitaria e la vita di uno studente in sessione a 360 gradi. Una volta finita colazione starò qui in appartamento perché voglio organizzarmi sul planner per i giorni successivi, anche un po' sull'agenda, e iniziare a sistemare un po' gli appunti. Dopodiché alle 2 ho lezione, fino alle 5 o 5 e mezza, e dopo ho prenotato la biblioteca giusto un'oretta, un'oretta e mezza per sistemare gli appunti che prenderò oggi, comunque in generale andare avanti col sistemare il tutto. Quindi adesso vado avanti con la mia colazione spettacolare. Io adoro il pane con il burro d'arachidi e la banana. Tra l'altro questo qui è un pane buonissimo perché è un pane di cereali. E dopo aver finito colazione vado a darmi una sistemata e iniziamo la giornata. Questo trimestre ho due esami, uno il 21 giugno che è di Customer Based Marketing Strategy e uno il 30 giugno che è di Human Resource Management. Entrambi gli esami saranno orali e sono degli esami puramente teorici, quindi bisogna studiare veramente tanto, devo mettermi sotto, devo ripetere bene le cose. Essendo orali ci sarà uno studio un po' diverso da fare perché devo anche curare un po' di più l'esposizione rispetto a uno scritto in cui ho il tempo effettivamente di ragionarci su. Ce la faremo e non vedo l'ora di dare questi esami ragazzi, di godermi il periodo estivo. Ho finito la colazione, mi sono lavata i denti e vado a fare una mini skin care. Utilizzo il face toner, quello di Pyeongkang Yul, il brand coreano di cui vi ho già parlato anche su Instagram. Qua a Milano il tempo fa schifo, è stata una settimana pazzesca e adesso invece il tempo è super super peggiorato. Aqua Source di Biotherm, sto amando questo siero, bastano davvero 2-3 gocce ed è super super idratante. Passo poi alla crema viso, questa qua di Origins che è la Ginseng in versione gel. E direi che basta così. Passo il trucco, super super easy, super veloce, perché tanto con la mascherina non ha senso esagerare. Vado con l'ABC Concealer di Espresso e lo stendo un po' su tutto il viso. Ho delle occhiaie in questi giorni marcatissime e ovviamente mi sono anche dimenticata di mettere il contorno occhi. Metto un po' di blush e uso il blush di Daniel Sandler, lo shakerò per bene e questo mi è comodo quando non ho tanta voglia di truccarmi ma voglio avere un po' di colore perché altrimenti sono bianca. Ne metto un po' sulla mano o anche direttamente sulle guance e poi con un pennello lo stendo, non spaventatevi. Sembrano le 6 di sera anche se è mattina. Passo poi a Hey Brow di Espresso. Ho comprato tra l'altro da Sephora la brow pen di Anastasia in questi giorni, ma devo ancora testarla perché non voglio fare danni, voglio farlo a casa con calma e qua non ho mai tempo di fare grandi cose. Poi vado col mascara di Chanel Volume a concludere il makeup. Io odio truccarmi dallo specchietto piccolo, di solito uso sempre lo specchio grande, quindi non so cosa ho fatto alle sopracciglia, ma non importa, andiamo a studiare. Sono qua al computer e adesso iniziamo a lavorare.
Andrò ad utilizzare sicuramente il planner che ho creato e che vi lascio ovviamente nell'info box se volete utilizzarlo anche voi per appunto organizzare il mese di maggio. E iniziamo un po' con organizzare le varie giornate. Questa mattina mi sono proprio concentrata nell'organizzare un po' le varie giornate, quindi appunto ho inserito i vari impegni per le prossime giornate, le cose che devo recuperare, le cose che devo vedere. La prossima settimana sarà la settimana dei parziali, io non avendoli questo giro posso veramente concentrarmi sul fare tante cose perché non avrò lezione per una settimana. E poi ho deciso anche di inserire direttamente gli esami, così insomma da avere per iscritto le date, iniziare a ragionare proprio a lungo termine. È ora di preparare il pranzo, nonostante io abbia zero fame, mi sono già messa il maglione per dopo. Farò una bella insalatona, insalata, tartare di salmone, avocado, patata lessa, un po' di semini, qualcosa di molto easy perché sicuramente ho bisogno un po' di mangiare perché altrimenti a lezione non reggo, però non ho tanta fame. Qua ho messo l'insalata, poi metto la tartare di salmone, vado a tagliare anche l'avocado ovviamente. Ho aggiunto dei semini tostati, la patata e poi ovviamente un po' di condimento. Mi porto a lezione questa barretta e ovviamente ho riempito la mia borraccia. Una volta arrivata in biblioteca, quello che ho fatto è stato sistemare gli appunti delle lezioni di ieri e quelle di oggi. Quello che faccio durante le lezioni è sottolineare in giallo le cose che magari mi perdo, magari se il prof parla troppo veloce o io mi distraggo un attimo. Quindi subito dopo aver finito lezione vado a recuperare quelle parti, riascolto le registrazioni di quei piccoli pezzi e vado ovviamente a completare le parti mancanti. Poi una piccola cosa che faccio è quella di segnarmi proprio il minuto in cui il prof ha detto quella cosa che mi sono persa, in modo che vado a riascoltare solamente quella parte e riesco a trovarla facilmente nella registrazione. Per me la biblioteca è un luogo sacro per sistemare appunti perché a casa mi distraggo molto facilmente, invece in biblioteca riesco veramente a concentrarmi. Invece per quanto riguarda proprio lo studio vero e proprio, ecco, preferisco in quel caso stare a casa perché riesco anche a ripetere con più tranquillità e insomma riesco a essere un po' più libera. Giornata di studio conclusa, sono andata a lezione e dopo appunto sono andata in biblioteca a sistemare gli appunti. Adesso tutto il make-up rovinato grazie alla mascherina. Comunque direi che per oggi ho fatto abbastanza. Sono contenta perché sono riuscita a sistemare sia gli appunti della scorsa lezione che di quella di oggi. Adesso vado a casa, mi faccio una bella doccia e sono super super soddisfatta di quello che ho fatto. E sicuramente adesso in questo periodo vedrete altri vlog, altri study with me anche a casa ovviamente, perché si avvicina la sessione. E niente ragazzi, io vi saluto e ci vediamo il prossimo mercoledì alle 2:30 con un nuovo video. Ciao ragazzi!